Lunedì 16 marzo, buongiorno da Liberato Ferrara, buongiorno dalla redazione di Per Sempre Napoli per la quotidiana rassegna stampa dedicata alle cose di calcio nazionale. Cose di calcio giocato non ce ne sono, le squadre non si allenano nemmeno. Oggetto della discussione in questi giorni è il nuovo calendario che la UEFA dovrà disegnare. A volte io ho la sensazione di essere un genio. Altre volte ho la sensazione di essere una persona normalissima in un mondo di stupidi. Poi mi rendo conto probabilmente che non è vero né l'una né l'altra cosa. Non sono un genio io, non sono stupidi gli altri, solo che amano rincorrere voci allucinanti perché ritengono, parlo del mio campo professionale, che i lettori siano stupidi. Perché mi sento un genio? Perché sta succedendo esattamente quello che io la settimana scorsa mi ero permesso di dire, ossia i playoff non si parla più, ma era solo folle pensare che si potessero giocare. Si va verso la conclusione del campionato integralmente, laddove possibile, ma troveranno il modo anche di sforare. Si parla adesso di chiudere entro il 30 giugno, ma se la stagione dovesse chiudere il 15 luglio non ci sarebbero problemi. Si va verso uno slittamento della Coppa Europa per nazioni e probabilmente si farà in autunno. Tutte cose che nessuno mi aveva detto, non credo di essere un genio. Mi sembrava semplicemente la cosa più logica possibile in questi casi, e difatti così sta succedendo. Domani ci sarà l'ufficializzazione, comunque lo vediamo un po' nei giornali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport che ha un'intervista simbolica con Sinisa, dopo sarà bellissimo. Mihajlovic ha avuto, credo che lo stia superando, ma non credo che sia ancora del tutto fuori, un problema clinico importantissimo, la leucemia. Ha voluto fare varie serie di cicli di chemio, adesso sta bene, chiaramente è un paziente ad altissimo rischio, deve stare molto riguardato in caso di deve molto riguardarsi dalla possibilità di essere contagiato, però insomma in questa intervista ha detto che dopo la ripresa sarà bellissimo. Su questo non lo mettiamo in dubbio. Mihajlovic insieme si vince, ma dobbiamo lottare. Ma ora dobbiamo lottare, ma torneremo a giocare e tutto sarà bellissimo. Amen. Vediamo un po' Zanga che rilancia talenti, sponsor, moda, un pirlo e uno psicologo. Ecco l'Inter 3.0, l'Inter che probabilmente quest'anno ha fallito l'attacco alla Juventus, ci riproverà con una nuova organizzazione. E con l'organizzazione della Suning chiaramente si avvia a diventare non solo una serissima rivale della Juventus, ma probabilmente la società più ricca, quantomeno in Italia. Andiamo avanti, emergenza coronavirus, fatti più in là, federazioni e leghe unite, euro nel 2021 per salvare i campionati. Domani si dovrebbe decidere. Ma la UEFA è obbligata a una cosa del genere. È chiaro che dovranno fare i campionati e le coppe europee, che sono già state vendute, i soldi sono stati già scontati, quando non sono stati già incassati dalle società. Quindi è chiaro che devono finire perché sono i soldi che mantengono il calcio in vita. Il campionato europeo è un'altra realtà economica importante, ma riguarda solo la UEFA sostanzialmente e un po' le federazioni, si rinvierà, è chiaro che si proverà a far tutto, ma senza scorciatoie, senza nessun tipo di playoff. Parlando del campionato italiano, scudetto in volata, la Juve è favorita, segreto la rosa XL. È chiaro che se si va verso una stagione necessariamente contingentata, mancano 12 giornate alla fine, per alcune squadre 13. E si dovrà praticamente giocare ogni 3 giorni. La Juventus, che è quella che ha la rosa extra large, è decisamente la grande favorita, oltre al fatto che è la più forte. E poi una notizia sulla Juventus, la squadra che è ancora in quarantena dopo la positività di Rugani. A metà settimana tutta la squadra dovrà rifare il tampone per vedere se ci sono nuovi contagiati. Casa Milan, le armi di Pioli, equilibrio, spirito e costi, c'è un Milan che tifa per lui.
Ecco, in casa Napoli, Insigne, Orizzonte Napoli, ora c'è Lorenzo come stella polare. Era reietto nella stagione di Ancelotti, adesso è tornato al centro del progetto e ha anche riconquistato i tifosi con la donazione da 100.000 euro per l'ospedale Cotugno. Cambiamo giornale. Corriere dello Sport, paura dea, stoppa gli allenamenti. Che cosa è successo? Che è successo che o tre o cinque giocatori del Valencia, credo. Ho letto sia questa cifra, credo che quelli che hanno scritto tre sono giornali che hanno chiuso prima, poi ci sono state altre notizie nel corso della nottata. Cinque giocatori del Valencia, insomma, alcuni giocatori del Valencia sono risultati positivi al coronavirus e avendo l'Atalanta giocato martedì sera contro gli spagnoli, è chiaro che adesso sono finiti tutti in isolamento, in quarantena. In basso la notizia della riorganizzazione dei campionati, Final Champions, l'unica ipotesi di finale a 4 possibile, fermo restando che bisogna fare il turno di ritorno, bisogna giocare altre 4 partite degli ottavi di finale di Champions League più tutte sostanzialmente le partite degli ottavi di finale di Europa League. Due della prima giornata e tutto il girone, tutte le gare di ritorno. L'unica ipotesi di contingentare è quella di fare quarti di finale normalmente con andata e ritorno, poi le semifinali e finali in partite sì, che si tratterebbe di perdere una partita di semifinale ad alto impatto, però insomma, potrebbe essere una soluzione. Valencia shock, 5 contagiati, paura dea, l'abbiamo visto. E poi Atalanta in quarantena, il ritorno agli allenamenti fissato per il 24. Cioè per martedì prossimo, e poi allenamenti stop collettivi si sono fermati tutti. Inghilterra nella bufera. Che sta succedendo in Inghilterra? Che i giocatori si sono ribellati. La Premier voleva continuare. Il primo ministro sembra un pazzo, almeno giudicato con i nostri sistemi di valutazione. Che cos'è il tentativo che stanno facendo in Inghilterra? In Inghilterra non vogliono fermare l'economia, hanno messo in conto qualche decina di migliaia di morti per questa infezione, però non vogliono fermare l'economia, sperando poi in quella che si chiama protezione di gregge, quando almeno il 60% della popolazione sarà entrata in contatto con il virus, si sviluppano una sorta di protezione per tutti gli abitanti. Si tratterebbe di pagare un prezzo altissimo in vite umane in questo momento, ma non viene a essere fermata l'economia. Una scelta aberrante dal nostro punto di vista. Comunque la Premier si sta ribellando, ci sono anche le parole di Reina, l'ex portiere del Napoli, ha detto che è una follia, ha parlato con un giornale spagnolo. E poi Germania in quarantena, la Germania anche voleva continuare ad andare avanti, però si è fermata, la Bundesliga slitta. E con questo abbiamo finito, l'appuntamento è per domani.